Eccoci, siamo in diretta, buonasera a tutti. Ciao, benvenuti a questo incontro letterario del mese. Siamo nel Maggio Persiano, come tutti quelli che ci seguono sanno bene, e siamo qui oggi con qualche ospite che fra poco apparirà magicamente e vogliamo innanzitutto salutarvi e ringraziarvi tutti quanti per essere qui a seguirci. E nulla, come sapete, il Maggio Persiano è stato abbastanza impegnativo perché ha visto tre libri selezionati, ma è stato uno sforzo che noi abbiamo fatto con estremo piacere e volevamo ringraziare sia gli ospiti che poi vi presenteremo, ma soprattutto Ponte 33 perché ci ha fornito due libri del mese. E che noi abbiamo, esatto, che noi gentilmente, cioè che noi con estremo piacere abbiamo letto. E come avete già visto, se avete seguito la nostra diretta della scorsa settimana, come paese del mese, ovviamente abbiamo trattato l'Iran insieme a Niccolò Gaudino della libreria L'Orsa Minore, Libri e Mappe, per cui diciamo l'approfondimento è stato anche abbastanza, è andato abbastanza a fondo. E quindi ora Frida vi presenterà i libri del mese, dopodiché i nostri ospiti approfondiranno varie tematiche e noi saremo qui a fare le nostre considerazioni, dare le nostre opinioni sui libri che abbiamo letto e fare ovviamente le domande, insomma, chiarire qualche curiosità. Vai Frida. Benissimo, allora i libri del mese questa volta sono tre, come ha anticipato Giulia, e sono due della casa editrice Ponte 33 e uno invece pubblicato da Bompiani, ma hanno varie cose in comune oltre alla casa editrice. Allora, il primo è Le lezioni di papà di Toloui, tradotto da Giacomo Longhi, che è uno dei nostri ospiti della diretta di oggi. Il secondo è Paura e tremore, che come lezioni di papà appunto è della casa editrice Ponte 33, a cura di Felicetta Ferraro. E l'ultimo è Teranger dell'autrice Mahsa Moeballi, tradotto anche questo da Giacomo Longhi. Quindi abbiamo varie intersezioni che accomunano questi tre volumi che abbiamo trattato. Diversi tra loro, ma che comunque hanno diversi punti in comune. Insieme a noi abbiamo tre ospiti perché ovviamente non siamo né specialiste di Iran né tantomeno abbiamo affrontato studi, abbiamo approfondito, abbiamo avuto modo di approfondire l'iranistica in generale in passato, per cui abbiamo pensato che per parlare di un paese e di una letteratura così antica, ampia, complessa, ci volessero delle personalità che potessero affrontare insieme a noi vari aspetti appunto dei libri che abbiamo scelto. Per cui introduciamo ora gli ospiti. Abbiamo la professoressa Chiara Barbati che insegna filologia, religioni e storia dell'Iran Buonasera, grazie. all'Università di Pisa. Buonasera. E Mario Vitalone, che è qui, diciamo, in rappresentanza della casa editrice Ponte 33. Buonasera. Buonasera. E poi, in ultimo, ma non per importanza, ovviamente, il traduttore dal persiano Giacomo Longhi, con cui Buonasera. parleremo, appunto, con cui io credo approfondiremo anche l'aspetto linguistico relativo proprio alla traduzione di questi libri. Ora noi lasciamo la parola alla professoressa Chiara Barbati e niente, siamo qui ad ascoltare il suo intervento. Grazie Giulia, grazie Frida e grazie all'Oriental Book Club di Pisa per aver organizzato questo incontro, per aver voluto dedicare questo mese ormai finito all'Iran, alla letteratura persiana contemporanea. Per me è un incontro, a me fa particolarmente piacere essere qui e non lo dico tanto per dire, perché spero che sia il primo di una lunga e fruttuosa serie di collaborazioni, di incontri tra il vostro Oriental Club di Pisa e questo nuovo insegnamento di religione, di biologia, religione e storia dell'Iran all'Università di Pisa presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere. C'è stato, diciamo, parlando di iranistica e quindi di studiare l'Iran in ambito prettamente accademico,
parlando dell'Università di Pisa, c'è stata un'interruzione per diversi anni ed è un insegnamento, uno spazio che si è riaperto proprio quest'anno. Quindi da settembre, per tutti coloro che si avvicinano e che sono interessati a saperne di più, sarà possibile avvicinarsi all'Iran, alla civiltà, alla storia dell'Iran, e questo si va, come dire, va a, spero, ad arricchire un'offerta accademica che, parlando di Iran e di paesi come quelli alcuni centrasiatici che molto hanno avuto a che fare e che hanno tuttora a che fare con l'Iran fin dai tempi più antichi, spero sia un arricchimento in un quadro molto accademico italiano, ampio, variegato e di qualità. Pensiamo alla Sapienza, all'Università Orientale, a Bologna, alla Ca' Foscari di Venezia, a Trieste, a Torino, quindi, e si va dall'archeologia, ovviamente ognuna ha le proprie specificità, quindi si va dall'archeologia a un settore, diciamo, a insegnamenti che coprono più il ramo antichistico, altri invece che guardano più al contemporaneo, però certamente si va delineando, si è delineato un ambito molto ricco, estremamente variegato, che riflette poi quella complessità e quella ricchezza che è l'Iran stesso. Questo magari poi Mario Vitalone e Giacomo Longhi, che vanno e frequentano l'Iran da molto più tempo di me, ne diranno di più, quindi su questo lascio la parola a loro. Però anche quello che mi preme sottolineare, rappresentando io qui appunto l'insegnamento di filologia e storia e religioni dell'Iran in un ambito accademico, è questa ricchezza che c'è in Italia. E per quanto riguarda Pisa, posso dire che ovviamente, proprio anche per il mio profilo e per la storia, la tradizione che l'iranistica ha avuto a Pisa, sarà un insegnamento che guarda molto con un profilo prettamente antichistico. Quindi si va, se si ricorda Giulia, quando abbiamo parlato dell'intervento, era venuto un titolo, parliamo da Persepoli a Teheran, cioè Persepoli perché si parla di Iran, magari anche chi non ne ha mai sentito parlare o solo così tanto per, con Persepoli, una delle quelle più evocative, no? Che monumenti dell'antichità per antonomasia per quanto riguarda il mondo iranico, anche se c'è molto, molto di più. Quindi è un profilo antichistico che guarda non solo all'Iran nel senso di, come dire, di territorio oggi entro i confini di quella che è la Repubblica Islamica d'Iran, ma che guarda poi molto all'Asia centrale, quindi a quei territori dell'Asia centrale che sono venuti a contatto fin dall'antichità con l'Iran, con le sue lingue, con le sue culture, con la sua civiltà. Questo per quanto riguarda, ecco, che cosa si offrirà appunto a settembre a Pisa. Per il lato prettamente accademico. Poi c'è tutto quello che l'università chiama la cosiddetta terza missione, che voi conoscete bene perché siete, l'Oriental Book Club è attivissimo con collaborazioni con altre cattedre, la professoressa Pepicelli, islamistica, quindi a voi non dico nulla di nuovo, però ecco, quello che è nuovo e per cui sono molto contenta di essere qui stasera è il che spero che si aprano spazi anche per quanto riguarda appunto l'Iran, e quindi sì, con un profilo accademico antichistico, ma che guarda a quello che oggi è il paese, alle persone, alla letteratura, a quello che scrivono, a quello che dicono, a quello che vogliono esprimere, creando appunto spazi che l'università chiama la cosiddetta appunto la terza missione. Quindi benvenga qualsiasi evento culturale in questo senso, e da questo punto di vista, diciamo, si va, credo, tutto viene fatto nel solco di una tradizione, perché in Italia il lato prettamente accademico e quello, diciamo, più culturale in senso ampio del termine, è sempre stato da un certo punto in poi soprattutto molto in sinergia
molto più che in altri paesi. Io torno in Italia dopo 10 anni, di estero, e come dire, lì chi si occupa, ci sono alcuni paesi in cui chi si occupa di eventi culturali fa altro, è meno in contatto con il mondo accademico. In Italia questo, almeno per quanto riguarda appunto la materia che ho qui, l'insegnamento che ho qui rappresento, c'è meno, e devo dire ben venga, e per quello mi impegnerò a portarlo avanti anche a Pisa. Basti pensare a tre nomi, a tre iranisti, a tre grandi iranisti che hanno anche servito l'Italia come addetti culturali all'ambasciata italiana di Teheran. Questa è una cosa che non si ha in altri paesi, in altre tradizioni accademiche, anche europee. Angelo Michele Piemontese, professore emerito della Sapienza, per il professore di lingua e letteratura persiana. Felicetta Ferraro, io non ho avuto modo di conoscerla e non sto qui a parlarne perché penso che sia giusto che qualcosa venga detto da chi ha avuto proprio più, come dire, contatto personale, non professionale. Però io mi ricordo che quando arrivai in Teheran una delle prime volte, in qualsiasi ambiente, che fosse quello della scuola italiana di Teheran o in altri circoli, c'era questo nome di questa iranista e addetta culturale italiana che era un ponte, e ponte tentate, lasciatemelo dire, riprende il ponte di Esfahan, d'accordo, ma davvero l'Iran è un ponte? Cioè, non dico niente di nuovo se pensate a questa posizione, già la posizione geografica, è tra, diciamo, il mondo mesopotamico e il Mediterraneo, e quindi tra virgolette, se preferite, l'Occidente, e poi invece tutta quella parte di Asia centrale e quindi di Oriente. E poi il successore, Carlo Cereti, professore ordinario alla Sapienza, che è stato anche il mio professore, e sono state tutte figure che hanno contribuito fortemente intanto a far dialogare, proprio a fare da un ponte tra questi due paesi, tra l'Italia e l'Iran, e guardate che l'Italia e l'Iran hanno dei rapporti strettissimi in ambito dell'Italia, il primo partner commerciale e culturale in ambito, se voglio, dell'Iran. Adesso non sto qui a fare la storia di rapporti diretti che, voglio dire, risalgono dall'impero romano e parti, questo non è il luogo, però è vero, ci sono legami forti, e ci sono figure come quelle che vi ho citato che hanno contribuito e che contribuiscono ancora giornalmente a fare da ponte e a cercare un dialogo e a far incontrare l'Italia e l'Iran con le sue declinazioni. Quindi c'è il lavoro accademico e poi c'è tutto il lavoro invece più, diciamo, culturale in questo senso. Quello che farò io a Pisa sarà di portare avanti nel mio piccolo, per quanto posso, questo doppio binario. E per questo sono, ripeto, e non mi stanco di dirlo, molto contenta di essere qui stasera con voi. Grazie. Grazie mille. Siamo molto contente che tutti voi abbiate accettato di partecipare, perché appunto ci siamo subito rese conto che era impossibile dare un resoconto, se vogliamo, parlare in maniera corretta di Iran, anche se, diciamo, il nostro è un book club, quindi parliamo, diciamo, più che altro dei libri che leggiamo, però poterli inquadrare in una certa maniera, noi ci teniamo sempre, diciamo, ad essere corrette in quel senso, però, e quindi abbiamo pensato proprio che gli ospiti dovevano, diciamo, assumere questo ruolo. Siamo anche particolarmente emozionate di aver conosciuto l'ultimo lavoro di Felicetta Ferraro, diciamo l'ultimo lavoro pubblicato forse, appunto Paura e Tremore, che lei ha curato sia nella traduzione che scrivendo il saggio iniziale, per cui abbiamo pensato appunto che darle un breve omaggio sarebbe stato anche doveroso in questo piccolo spazio. Però ovviamente, come ha detto la professoressa Barbati, lasciamo che a parlarne sia qualcuno che ha
che ha avuto modo di conoscerla ovviamente e di conoscerla anche, anche bene professionalmente. Quindi io lascio ora la parola a Giacomo Longhi e poi diciamo continuiamo con la nostra scaletta. Grazie mille, grazie intanto per l'invito e per l'iniziativa che è stata veramente ben organizzata, appunto sono felice di essere di fianco a Mario e alla professoressa Barbati per questa chiacchierata serale. E, è anche emozionante dover ricordare Felicetta perché a me ha insegnato veramente tantissimo. È stata la persona che mi ha permesso di avviare la mia attività di traduttore e veramente negli anni in cui ci siamo frequentati è stata per me una costante fonte di informazioni, di sapere sull'Iran, e parlare con lei mi ha anche aiutato un po' a capire che metodo, che approccio si può utilizzare per l'Iran. Perché appunto lei veniva da 8 anni di esperienza in ambasciata a Teheran, dopo questi 8 anni ha deciso di fondare con Bianca Maria Filippini una casa editrice che facesse conoscere al pubblico italiano quali erano le voci che quali erano le voci che si esprimevano nell'Iran di oggi e che soprattutto venivano lette nell'Iran di oggi, perché sapete l'editoria italiana, per motivi anche proprio di banali di forza lavoro, nel senso che fino ad allora c'erano pochissimi traduttori dal persiano, aveva sempre privilegiato le voci degli iraniani che vivono in esilio. E questo un po' creava un gap tra quello che era la realtà immediata e contemporanea del paese e la loro narrazione, che portava un punto di vista di persone che magari avevano lasciato il paese da tanti anni. E Felicetta era stata 8 anni appunto in Iran, conoscendo artisti, scrittori, insomma, la sua attività. Tra l'altro era una persona che non limitava mai il suo lavoro allo stretto dei compiti che le venivano richieste, ma aveva un entusiasmo, una voglia di scoprire che appunto poi riversava anche nelle attività istituzionali che faceva, quindi il panorama artistico, culturale, ecco, tutto questo bagaglio ha deciso poi di comunicarlo una volta che è arrivata in Italia. E da questo è nata, da questa idea è nata la casa editrice, che appunto si è presentata con dei libri veramente di impatto per il pubblico italiano, perché se pensiamo al primo di Farid Bavafi, Come un uccello in volo, è un libro che a me per primo, che vabbè l'ho letto quando stavo ancora studiando, era da pochi anni che sarò stato al secondo o al terzo anno di università quando è uscito, però è un libro che era anche difficile da capire proprio perché portava questo punto di vista interno dall'Iran. Quindi un libro scritto principalmente per il pubblico iraniano, dove niente veniva spiegato, dove tutto è quasi un libro che uno, se non per pochi riferimenti, direbbe scritto in una qualsiasi città del mondo occidentale o asiatica. E quindi erano anche libri difficili da comunicare. Lei l'ha fatto in modo molto, con molta energia, come era un tratto suo distintivo, il fatto di essere molto energica, e quindi con delle copertine molto forti, con una linea molto forte. Ecco, Farid Bavafi, dopo è stato pubblicato un libro di Mostafa Mastur, uno di Nahid Tabotaboi, tutte autrici e autori che comunicavano un Iran assolutamente contemporaneo, fuori dagli stereotipi. E devo dire, nonostante fosse difficile da capire, proprio perché il pubblico italiano allora, anche adesso un pochino, però allora molto di più, mancava di riferimenti, di immaginario, e, insomma, Farid Bavafi è stata letta da parecchia gente, devo dire. Ed ecco, io credo, non so adesso dire cosa ho imparato, perché forse è un atto un po' di superbia dire
di aver imparato qualcosa, però sicuramente ho ammirato molto l'energia, le conoscenze che lei aveva, e mi dispiace che non c'è più la possibilità di approfondire, ma mi ricordo quando raccontava delle sue esperienze in Iran, non so, mi ricordo anche solo dei giri che avevamo fatto a Teheran, quando c'era la fiera del libro sul pulmino che portava gli scrittori da Teheran, dall'albergo alla fiera, e lei cominciava a parlare delle sue esperienze negli anni Ottanta, di come aveva studiato, eccetera. Insomma, un grande bagaglio di conoscenze che spero che si riesca a mantenere vivo, a valorizzare. E, ecco, questa l'ultima pubblicazione che ha fatto poi con Ponte 33 Ismeo raccoglie sicuramente questo suo bagaglio di conoscenze che si dirama anche al di là dei contesti più centrali dell'Iran, come possono essere la capitale, Teheran, eccetera, ma ci ha proposto poi un titolo che racconta invece di una zona che sta un po' in periferia, che sta sul Golfo Persico, perché lei era anche interessata all'antropologia, insomma. Poi sui suoi studi, eccetera, forse Mario, cioè forse sicuramente, ha delle informazioni molto più puntuali da darci. Ecco, io in maniera un po' confusa ho dato il mio ricordo, e che tutto si riassume con l'affetto e l'ammirazione. Grazie Giacomo. Sicuramente la possibilità di avere in Italia una casa editrice come Ponte 33, fondata da La Ferraro e da Bianca Maria Filippini, è una fortuna, perché si occupa appunto di letteratura dall'Iran, cioè di scrittori che vivono e operano in Iran. A questo proposito, quindi, approfondiremo ovviamente Paura e Tremore dopo. Io ho anche delle domande per tutti quanti, perché è veramente un volume interessante, e appunto la prospettiva che offre dà modo di approfondire discorsi che non sempre vengono fuori quando si tratta di letteratura orientale in senso generale. Su Ponte 33 appunto abbiamo qui Mario con noi, che sicuramente ci può raccontare come è nata l'idea, come si è sviluppata la casa editrice e quali sono le sue linee guida. Quindi io lascio la parola a lui e ringrazio per ora sia la professoressa Barbati che Giacomo. Grazie a voi, grazie a Giulia e Frida per questa iniziativa del Gender Book Club, che è davvero l'entusiasmo che ci siamo incrociati brevemente ormai, non so, no, un mese fa, no, anche di più. E da allora, insomma, ho visto un entusiasmo che davvero, insomma, non mi aspettavo, sinceramente, per cui davvero, insomma, il ringraziamento è doppio. Per quanto riguarda Ponte 33, sì, insomma, è un'idea di Felicetta, visto che si accennava, Giacomo accennava anche un po' al passato. Ecco, allora io ci tengo sempre anche a ricordarla, come da dove è nata questo suo interesse, in maniera, insomma, era in Sicilia, faceva il liceo, allora abitava lì. E quindi stiamo parlando degli anni 70, in cui quindi, insomma, il Medio Oriente, ecco, era diventato molto presente nelle notizie, la crisi petrolifera, ma non solo, eccetera. Per cui lei mi raccontava sempre che, insomma, che a un certo punto c'era un suo professore molto interessato al Medio Oriente, che le disse coordinare un gruppo di studenti sull'arrivo degli arabi in Sicilia. E quindi, insomma, lei sembra una persona molto, anche quando era al liceo, una persona molto attiva e molto brava, devo dire, molto più, insomma, sempre molto interessata anche allo studio. Per cui questa cosa le destò questo interesse anche sul Medio Oriente, siccome poi era anche una grande lettrice, non solo di libri, ma anche di giornali. Si rese conto che i resoconti giornalistici che vedeva sul Medio Oriente
non erano soddisfacenti, erano davvero poco specialistici. E da lì, insomma, in effetti il suo progetto è questo, insomma, quindi una rivelazione che vi fa, il suo progetto era quello di diventare giornalista, una giornalista esperta di Medio Oriente. Tra l'altro era l'epoca di Aurelia Fallaci, e quindi di Aurelia Fallaci prima fase, insomma, quella in cui appunto era comunque una giornalista anche lei senza pregiudizi verso l'Islam. Però appunto in quella che era l'impostazione di Felicetta era il fatto che se dovevi diventare una giornalista esperta in Medio Oriente dovevi avere una formazione. Era quello il problema che vedeva, che c'era un giornalismo che non aveva una formazione specifica sull'area. E quindi da qui nacque questa sua idea di andare all'università per formarsi in questo. Tant'è vero che poi quando andò all'Università di Napoli si iscrisse a arabo, turco e persiano, però successe che come molti della mia generazione, come io stesso, insomma, ci siamo conosciuti l'anno successivo, quelli, poi l'interesse dall'arabo, dal mondo arabo, si è concentrato sull'Iran, e lei poi ha proseguito su questi suoi interessi, soprattutto sull'Iran contemporaneo e sulle zone periferiche dell'Iran. La sua tesi fu sulla Repubblica Curda di Mahabad, quindi diciamo sulla zona del Kurdistan, mentre invece il dottorato su Baluchistan, quindi diciamo su questo dipartimento. In ogni caso, non voglio adesso andare nel dettaglio, ritornando al discorso di Ponte 33, effettivamente il discorso di Ponte 33 è stato decisivo gli 8 anni in Iran, come ha detto culturale, insomma, questo di sicuramente sono stati 8 anni molto intensi, di grosse attività dal punto di vista dei rapporti culturali e artistici con un mondo dell'Iran che era estremamente vivo, contrariamente a quello che erano, come dire, quello che si percepiva in Occidente. Per cui al ritorno dopo questi 7 anni è stato quasi naturale pensare di continuare su quello che era, insomma, un po' un doppio canale di conoscenza del paese, che era quello letterario sicuramente, e anche poi successivamente quello del cinema, insomma, che erano queste due espressioni artistiche, ma anche su questo poi ha lavorato molto. Io per Ponte 33 partirei proprio da un motto su cui lei, Felicetta, faceva molto riferimento, non so chi è la fonte, quindi potrebbe essere sbagliato, ma lei diceva che per conoscere un paese occorre viverci oppure leggere gli scrittori. Questo era la sua, come dire, il motto a cui faceva riferimento. E siccome noi ci avevamo vissuto e ci avevamo anche conosciuto gli scrittori, tornando in Iran ha cercato di continuare questa attività. Per cui con Bianca Maria Filippini e allora anche con Irene Chellini, che erano due persone, che insomma, due allora studentesse che erano venute in Iran, facevano delle ricerche, Irene sulla musica e Bianca più nel campo letterario, al ritorno si decise di in qualche modo cercare di far conoscere in Italia questa letteratura prodotta in Iran e in Afghanistan, quindi una letteratura in lingua persiana in cui a questo punto si potesse dare uno sguardo che veniva definito dall'interno, diciamo così, la cosa che accennava Giacomo anche prima, era questo il punto essenziale. Le considerazioni erano due: la produzione artistica e la produzione anche, come dire, culturale dell'Iran, soprattutto di quelle che erano le generazioni più giovani, allora estremamente attive, ancora adesso estremamente attive in Iran. L'Iran è un paese giovane, insomma, molto, in cui la componente giovanile, anche dal punto di vista numerico, è molto elevato. Era molto più attiva e molto più variegata di quello che si percepiva in Occidente. Questo era il primo punto. L'altro punto era che poi il mercato editoriale, come accennava Giacomo, invece poi offriva ai lettori dei romanzi che erano tradotti da altre lingue, inglese, francese e così via, oppure in caso di cui gli autori erano autori che mancavano da tanto dell'Iran, insomma. Per cui autori che parlavano per la maggior parte della loro esperienza durante la rivoluzione,
un'esigenza assolutamente legittima, per carità, comunque non è, era una cosa diversa dalla letteratura che nel frattempo si scriveva e si produceva in Iran. Qual è stata la scommessa? La scommessa quindi era quella di in qualche modo convogliare questa esperienza che questi tutti i collaboratori di Ponte 3 avevano in ambito culturale, ma anche in ambito della ricerca scientifica ed accademica, perché erano, diciamo, tutte persone che avevano un background di questo tipo, in questo mi riallaccio pure alla, quanto diceva Chiara anche prima, e di convogliarla verso una, come dire, un progetto, un obiettivo un po' divulgativo. Questo era il discorso, insomma, in qualche modo di allargare quella che era una attività in campo più strettamente scientifico, perché ecco, se, facendo un inciso, diciamo così, teoricamente i limiti, tra virgolette, della ricerca scientifica è questo, no? I limiti della ricerca scientifica è che è, non voglio usare una parola, un po' autoreferenziale, nel senso che si fa ricerca scientifica e molto spesso resta nell'ambito accademico, assolutamente legittima e assolutamente produttiva in questo modo, però molto spesso è difficile trasmetterla all'esterno, o meglio, non è così semplice, soprattutto perché molto, gli argomenti molto specialistici sono delle cose che non vengono ben accettate dal pubblico e così via. Quindi la scommessa era questa, la scommessa era dire, fare in modo di sfruttare quello che erano, in ogni caso, la formazione e le competenze di queste persone e farle diventare come dire, un mezzo per divulgare questo aspetto. Ora non voglio, ecco, non voglio fare il pro angela della situazione, ma insomma, ecco, diciamo una cosa di questo tipo qua. E devo dire, la cosa, insomma, dopo molte difficoltà è andata in porto, anche perché così è un tentativo per cercare un po' contrastare un po' questi stereotipi sull'Iran che si erano in qualche modo ormai diffusi anche all'interno dei paesi occidentali. Far vedere, come si diceva, una produzione culturale interna che delle volte è ben diversa e non è ben conosciuta all'esterno del paese. Quindi il problema era che si partiva da una conoscenza approfondita delle cose. Quindi rispetto a quello che è un progetto editoriale commerciale, diciamo così, la differenza era questa qui. La differenza era che questo progetto era in qualche modo elaborato e gestito da persone che avevano una conoscenza approfondita di prima mano della lingua, della storia, della cultura dell'Iran, e quindi potevano in qualche modo portarla avanti in maniera, come dire, molto fondata. Diciamo. Tant'è vero che le direttrici su cui ci sono sempre mosse, l'azione di Ponte 3 è stata sempre su questa selezione di molto attenta di opere, soprattutto di autori giovani, che erano autori noti e apprezzati sia in patria ma spesso sconosciuti all'estero, una grande attenzione a livello qualitativo della traduzione e un progetto grafico anche originale, come è stato molto apprezzato. Anche questa è una scelta, non è stata una scelta commerciale, ma anche quello è una scelta culturale, perché per il progetto grafico ci si è rivolti a degli grafici comunque iraniani che tra l'altro erano anche loro delle, come dire, dei prosecutori di una tradizione, ecco basti pensare, no, alla miniatura persiana, alla produzione calligrafica, alla grafica in Iran a un livello molto alto. E anche quella è poco conosciuta adesso. Quindi, come dire, è un progetto molto coerente. Questo progetto consiste quindi di produrre, diciamo così, nel corso degli anni un numero limitato di opere, perché è ovvio che nel momento in cui hai delle, come dire, delle risorse sia umane che economiche limitate, non puoi pensare di produrre chissà cosa, e quindi insomma, stiamo parlando. Come basta scoprire il catalogo, due titoli l'anno, ecco, questo era il massimo che si è potuto in qualche modo. Però c'è un aspetto che va valutato. È vero che due titoli l'anno, ma titoli che durano nel tempo.
Giacomo appunto citava Faribault Maffì poco fa, ecco, tenete presente che il libro di Faribault Maffì è stato appunto stampato 11 anni fa e dopo 11 anni ancora, io lo vedo giorno dopo giorno, che viene chiesto dai lettori, lo vogliono leggere, si fanno addirittura, qualche mese fa c'è stato un book club che ha fatto un incontro su Faribault Maffì, e questo sarebbe assolutamente impensabile in quello che è un contesto editoriale commerciale, in cui il libro sta sullo scaffale delle librerie quanto? 6 mesi, poi viene sostituito. Diciamo, questa è la differenza tra le due cose. È ovvio che portarla avanti un progetto del genere è complicato perché ha dei limiti di vantaggi rispetto a quello che è una operazione commerciale. I limiti sono ovviamente limiti molto pratici, insomma, limiti economici, limiti di collaborazione e così via. Il vantaggio è appunto proprio quello che dicevo prima, il vantaggio è che si tratta di iniziative che comunque restano e durano. E l'altro aspetto è il rapporto che c'è con, e questo Giacomo è assolutamente uno dei protagonisti in questo, lo stretto rapporto che c'è con gli autori. Ponte da Te non ha un rapporto con gli autori di tipo, come dire, insomma, appunto commerciale, eccetera, di collaborazione, di stretta vicinanza, perché ecco, ci piace che sia così ed è sembra anche far parte sempre del progetto che ci si pone. In prospettiva adesso, certo, diciamo così, queste erano cose su cui Felicetta aveva delle idee molto chiare e che insieme a Bianca, soprattutto negli ultimi anni, gestiva in maniera molto precisa. Diciamo adesso la scommessa è cercare quella di proseguire questo progetto, non sarà la stessa cosa, ma insomma, diciamo così, in qualche modo ci proveremo, stiamo programmando delle prossime pubblicazioni che dovrebbero essere in qualche modo non dico entro l'anno, non penso, ma insomma in ogni caso, diciamo così, ci programmiamo almeno di avere il ritmo quello tradizionale del paio di pubblicazioni l'anno, e quindi su questo, ecco, continuare un'opera che un'impresa che ha cominciato lei e su cui ci credeva e che insomma ci sembra anche giusto provare a portarla avanti. Questo era meno quello che posso dire sul fondo 33, non essendo io tra l'altro né il fondatore né manto, ma una persona che comunque in ogni caso ci ha sempre sostenuto e cercato di dare una mano a questa cosa. Grazie Mario, comunque mi sembra che tu abbia dato più di una mano, hai anche tradotto dei romanzi, quindi insomma più di una mano sicuramente. A proposito di titoli che durano nel tempo, si vede che il progetto Ponte 33 è un progetto che dà molta importanza più alla sostanza che alla forma, perché è vero che soprattutto per quel che riguarda l'Oriente si tende sempre a pubblicare qualcosa che possa essere spendibile sul momento. Pensiamo per esempio ai tanti libri che vengono pubblicati in concomitanza di una guerra o una rivoluzione, un movimento di ribellione, e quindi c'è l'enfasi su quel paese in quel momento, su un determinato paese, su un determinato evento, e poi dopo ci si dimentica un po' dei nostri vicini. Invece appunto titoli che durano nel tempo, la scelta ripaga, perché penso che l'ultimo titolo che avete pubblicato, Paura e Tremore, rientri proprio in questa categoria. Io parlo brevemente di questo libro un po' perché non mi aspettavo una pubblicazione di questo tipo e un po' perché l'antropologia mi appassiona abbastanza, e il saggio introduttivo a questo volume di Felicetta Ferraro è sicuramente
importante per capire di cosa si sta parlando. Paura e tremore è difficile da riassumere, perché come si fa a raccontare un ciclo di racconti di questo tipo? Perché? Perché paura e tremore contiene 6 racconti che parlano tutti dell'inadeguatezza di incontrare e scontrarsi e risolvere poi una situazione che vede protagonista qualcosa di alieno, cioè c'è sempre qualcosa di altro che viene in contatto con gli abitanti di questo villaggio del sud dell'Iran. È scritto non a caso da da Ghulam Hossein Saidi, che è una delle voci più importanti della letteratura del Novecento in Iran, che di formazione era uno psichiatra, e questo secondo me si vede molto nella trattazione di alcuni temi. Quindi appunto lo scontro con una realtà altra che nella maggior parte dei casi non si riesce a decodificare. Che cosa provoca questo incontro, scontro? Provoca paura, paura e tremore, ma provoca anche possessioni spiritiche, diciamo così, e che sono, diciamo, questo è l'unico modo che gli abitanti di questo villaggio hanno per poter risolvere in qualche modo la situazione, poter, diciamo, metabolizzare il fatto. E mi è piaciuto molto il saggio introduttivo, perché io personalmente, come riferimenti, diciamo, italiani, ho accostato questo tipo di narrazione con questo tipo di sostrato antropologico alle opere di De Martino sul tarantismo e le opere come su De Magia. E dall'altra, per quanto riguarda, diciamo, il lato accademico, se vogliamo, comunque lo studio, per quanto riguarda il lato letterario, mi è venuto in mente, non perché dello stesso genere, però diciamo in quell'ambito concettuale, Dialoghi con Leucò di Pavese, che ha dietro tutto uno studio sul mito, il mito greco, che poi Pavese riesce, diciamo, a raccontare in un'altra, una maniera dialogica, e così come troviamo raccontato qui, cioè lo scontro con realtà altre, Saidi lo mette spesso sotto forma di dialogo, un dialogo che è soprattutto tra i personaggi di questo ciclo di racconti, che sono tutti abitanti dello stesso villaggio. Stiamo parlando di mondo rurale iraniano, e pochi dialoghi invece tra gli abitanti del villaggio e gli stranieri, diciamo così. Quindi quando ho prima letto i racconti e poi ho letto il saggio introduttivo, e quando si parla di crisi della presenza, ecco, mi sono ritrovata in questo filone, diciamo, e questa la crisi della presenza, cioè come appunto inadeguatezza, incapacità di reagire alle situazioni, e quindi, come dice De Martino, incappare poi in quella che è la destorificazione del negativo, cioè non riuscire ad agire e trasporre nel simbolico e nel mitologico quello che è l'evento negativo che abbiamo invece, che viviamo nella storia, diciamo nel mondo storico. Ecco, questo tipo di libri secondo me rientrano esattamente in quei libri che durano perché sono universali, in un certo senso raccontano di tematiche universali, ma allo stesso tempo danno voce agli intellettuali, tra virgolette, generale orientali, perché spesso si sente parlare di Oriente però dalla prospettiva occidentale, ed è l'occidentale che dialoga con se stesso. Invece penso che libri come questo qui, che dalla letteratura ti portano a
a ritroso, a dover ragionare poi sulla teoria che c'è dietro, probabilmente oltre ad essere, oltre a durare nel tempo, fanno in modo che ci sia un approfondimento su quella che è anche la visione degli intellettuali del paese che si prende in considerazione, in questo caso dell'Iran. E, io appunto ho delle domande su questo volume, non stiamo a raccontare la trama, anche perché è difficilissimo da condensare, tutti gli episodi sono altamente simbolici, un libro veramente che mi ha colpito e mi è piaciuto moltissimo, e io consiglio, se qualcuno si vuole approcciare alla letteratura iraniana, a Gholam Hossein Saidi, anche perché, appunto, dicevo, il saggio introduttivo riesce ad inquadrare bene le tematiche di tutto il ciclo di racconti. La prima domanda, ovviamente, che mi viene in mente è: questo libro è stato il primo di una collana che voi avete inaugurato, che si chiama Almas, che vuol dire diamante, se non sbaglio, diamanti. Sì. E perché avete pensato proprio a questo? Qual è, diciamo, il pensiero che c'è a questo libro come prima pubblicazione e come libro che inaugura una nuova collana? Sì. Allora, sì, una precisazione, questa qui è una collana anche qui, un'idea di ricetta che è stata quella di cercare, fermo restando quello che si diceva prima su Ponte 33, e quindi diciamo così, di Ponte 33 dedicata a quella che era la letteratura contemporanea, dicevo soprattutto giovanile, a un certo punto però lei ha pensato di tirare su questo progetto che prendesse in considerazione anche quelli che erano stati gli autori un po' più, tra virgolette, classici, diciamo così, degli anni dal 60-70, che sono stati molto importanti per la letteratura persiana, ma che sono quasi per niente conosciuti in Italia. Ovviamente a quel punto però l'approccio è stato leggermente diverso, un approccio un po' più, tra virgolette, come dire, scientifico, perché è previsto, come hai visto, anche un'introduzione, un commento, eccetera. Nella scelta che è stata fatta sono già stati selezionati cinque volumi, che sono stati cinque autori, cinque opere che sono state considerate quelle un po' significative di quel periodo e che dovrebbero vedere luce nei prossimi due anni. La programmazione è fino al 2021, quindi dovrebbero essere già disponibili nel corso di questi due anni. Sono state indicate cinque opere che sono quelle che in base alla sua competenza ed esperienza Felicetta aveva individuato come partioni significativi, che non erano, di cui non erano state tradotte ancora in italiano. Per anticiparvi, uno dei prossimi sarà proprio anche tradotto da Giacomo, un'opera di Sadek Chubak e così via. Diciamo, tutti autori molto importanti di questa era. Perché quello prima non doveva essere quello il primo, in effetti. Cioè nella programmazione che era stata fatta non doveva essere il primo, è stata, come dire, una mia prepotenza per cui è stato fatto diventare il primo della collana, nel senso che Ricciardo ci stava già lavorando da tempo, e quindi insomma è stata, come dire, davvero, non so se magari lei non sarebbe stata d'accordo, ma insomma ho deciso che insomma doveva uscire il piano possibile, per cui a quel punto tenevo a farlo uscire, mi sono impegnato io e il problema si è poneva per la questione dell'introduzione, però è un problema che non a caso Felicetta Sera ha preso l'incarico di tradurre Saidi come dovrebbe, perché con Sedile aveva un rapporto un po' speciale, un po' particolare, perché con Sedile ci aveva già lavorato e l'introduzione che è stata poi ristampata lì è un'introduzione che lei ha già scritto in una traduzione che aveva fatto nel 94
di Gente del Vento, che era che il saggio di Segni sulla stessa epoca. Non so se si intravede questo qui, che è stato pubblicato nel 94 dall'Orientale di Napoli, che ha curato lei. Perché nell'ambito, come dire, di quegli interessi di ricerca che si avevano prima, lei si stava spostando un po' dall'ambito storico all'ambito un po' più antropologico, tant'è vero che poi dopo si occupa di SID, e accennavo prima la tesi di dottorato, l'ha fatta una tesi sul Bocistan, sui termini di parentela, molto, insomma, un apprezzo molto anche di antropologico. Per cui nel momento in cui è stato individuato questi cinque, si è diviso un po' i compiti tra i vari collaboratori, lei si è assunto il compito di Saidi. E in effetti Saidi è una figura molto particolare, è stata una figura molto importante perché era una persona, appunto, come dicevi tu, psichiatra di formazione, ma con una persona che aveva un grosso impegno politico. È stato il fondatore tra i fondatori dell'Associazione degli Scrittori, e il periodo di cui stiamo prendendo esame è stato un periodo molto particolare per l'Iran, perché è un periodo in cui c'era una grossa trasformazione in atto, c'era una trasformazione in atto voluta in maniera troppo veloce dallo Shah, senza tener conto di quello che era la realtà sociale del paese, che era una realtà che era in qualche modo ancora di grande disuguaglianza, insomma. Quindi questi due aspetti, che poi probabilmente sono state una delle cause poi della rivoluzione del 79, ma insomma, adesso senza voler andare nell'ambito dell'analisi politica, Saidi su questo lavorava molto. Il metodo di lavoro di Saidi in genere era quello di fare, non solo in questo caso di questo libro, ma anche in un altro precedente, di fare un saggio antropologico e poi dopo successivamente, no, scriverci il romanzo, oppure, quindi diciamo, lo sfondo di Paura e Tremore è lo stesso che trovi in Gente del Vento. L'ambiente è identico, solo che qui l'approccio è più, tra virgolette, diciamo, scientifico, e lì invece l'approccio è un po' più, letterario. La singola di Saidi è importante perché, come dire, è quella generazione di scrittori influenzati dal pensiero marxista dell'epoca, e quindi si poneva il problema delle diseguaglianze. E questa cosa ovviamente non era ben voluta dal periodo dello Shah. Ecco, tanto per informazione, lui è stato arrestato 16 volte, arrestato e torturato 16 volte dal 68 al 74, mi pare che sia l'ultima stata una volta, e insomma la situazione era molto dura. Non è migliorata dopo la rivoluzione, perché in qualche modo poi è dovuto scappare dall'Iran nell'82, l'82 mi sembra, e con molto grande dispiacere, perché era molto legato al paese, una persona che appunto aveva una missione sociale per il paese, e poi infatti è morto a Parigi nell'85 di depressione, sostanzialmente, proprio per questa sua lontananza. Ma quello che ci tenevo a sottolineare è proprio questo aspetto suo di questo disagio, che è un disagio un po' anche della sinistra in generale, anche nel gestire il problema del rapporto tra il progresso e la situazione sociale, la disuguaglianza sociale delle persone. Il problema è come combinare le cose. L'Iran dello Shah questa cosa non la prendeva in considerazione, tant'è vero che la situazione che si è creata poi la sappiamo. Però il problema era qual era anche la ricetta della sinistra, del partito Tudeh, che era difficile da identificare. Nel libro, nel Paura e Tremore, tu giustamente hai fatto notare questa questione dell'intrusione, nel senso che lui nel libro spesso, in vari racconti, c'è questo elemento dell'intruso, un intruso che in qualche modo fa saltare gli equilibri anche tradizionali del paese. Ecco, questo è un elemento di grossa preoccupazione, e di grosso problema che lui tratta sia da un punto di vista
come dire, socio-politico e da un punto di vista anche psicologico. Ed è un problema di soluzione, che è una soluzione. Nell'ultimo racconto, che a me ha sempre colpito molto, l'ultimo racconto, quello in cui si racconta dell'intrusione degli occidentali, questo era il grosso. Che succede nel momento in cui arriva questa nave lussuosa, carica di cibo, di beni, di donne e così via, e l'equilibrio che sconvolge entrando in questa comunità che aveva una sua equilibrio. Il risultato è che lui lo fa vedere anche in maniera ingenua, per carità, semplice, però non è voluta in maniera semplice, proprio perché il contesto è un contesto semplice. Stiamo parlando appunto di una realtà periferica dell'Iran degli anni 70, quindi sempre cercare di metterlo nel contesto storico questo romanzo, ecco, diciamo, questo è lo sforzo che il lettore deve fare. E allora il problema è che il problema che lui si chiede è questa cosa qui. Arriva una grande come dire, insomma, abbondanza di cose e distrugge un equilibrio, per cui gli abitanti del villaggio, che prima avevano comunque un equilibrio, cominciano, nel momento in cui arriva l'abbondanza, a non andare più a pescare, cominciano a litigare fra loro, cominciano anche ad ammazzarsi fra loro, e quindi disturba. Allora il discorso è, almeno la domanda che mi sono fatto io, non so quella della stessa di Saidi, ma che mi farei anche da antico militante di sinistra. Come coordinare, come in qualche modo mettere insieme il benessere, la ricchezza, chiamiamola la ricchezza, e l'equilibrio delle persone. È un po' come dire quello che è stato sempre il problema anche del socialismo, nel senso come distribuirla senza innescare quelli che sono gli istinti capitalistici. Ecco, adesso non vorrei andare nei dettagli, però il messaggio che lui cercava di dare in questi racconti, perché nel caso specifico del sesto è questo qui, ma ad esempio c'è anche l'intruso che è il mullah nel quarto racconto, ad esempio, questo mullah che fa vari matrimoni in giro generando mostri, ecco, è stata vista anche lì una critica abbastanza severa a quello che era il sistema religioso iraniano. Per cui, come dire, è un romanzo, ripeto, da un linguaggio semplice, volutamente come dire, anche gli scambi di opinione sono riportati in maniera semplice, perché voleva in qualche modo ripetere quello che era un contesto, che era quello del Golfo Persico degli anni 70, lui si poneva questo tipo di problemi che allora erano estremamente attuali. Per questo chiudo così finisco di annoiarvi. Nella lettura del libro bisogna sempre fare lo sforzo di metterlo nel contesto storico in cui è stato scritto quel libro, e quindi cercare di in qualche modo immedesimarsi in quello che era la realtà che vive, che Saidi viveva da vicino, perché lui ci viveva anche in quel posto facendo il suo lavoro anche da di medico, di psichiatra, e questo è importante per capirlo bene. Le risposte che sono state date o le soluzioni che sono state trovate, io vedendole poi tanti anni dopo dico non sono state trovate, però insomma questo è un altro discorso, poi, che non è certo letterario, ma un discorso di più politico-sociale, insomma, questo era, adesso non so, un po' confuso, ma ecco, questo è quello che io pensavo in sede a questo libro leggendo. Ecco, io leggendo i sei racconti ho notato che c'è una progressione nel rapporto appunto con l'intruso, finché l'intruso non diventa molto invadente, tanto da scardinare appunto tutto l'equilibrio del villaggio e a trasformarlo, appunto, come avevi detto, alla fine gli abitanti del villaggio, che sono pescatori, si dimenticano quasi del mare, non vanno più a pescare, perché abituati a ricevere l'abbondanza del cibo senza faticare, e per cui quando vengono poi privati della fonte di questa abbondanza, che
erano appunto questi turisti occidentali, prendono a saccheggiarsi a vicenda, ad uccidersi, eccetera. Quindi sembra quasi una fine un po', cioè un po' molto pessimista, nel senso che c'è arrivato un intruso che ha sconvolto tutti gli equilibri, non si torna più indietro, da lì si avvia un mutamento che è irreversibile. E questo secondo me è molto interessante, perché appunto come poi è scritto nel saggio, c'era del dilettantismo nella pratica scientifica, antropologica ed etnografica, e forse sono più riusciti i lavori di letteratura di scrittori che si sono dedicati al mondo rurale iraniano e a quello che significava conservare la specificità di queste piccole realtà nello scontro con la modernità, che significava però sempre modernità calata dall'alto, quasi, perché la modernità coincideva con la società occidentale, che è un po' un discorso che io ritrovo ora anche in quelli che possono essere considerati gli intellettuali iraniani, non si pensa mai che preservare la specificità di un luogo con la sua cultura, la sua letteratura, la lingua, gli usi, i costumi, debba essere una delle prime preoccupazioni. E quindi Saidi si vede benissimo che è preoccupato di trasmettere questo tipo di discorso. E quindi all'interno, diciamo, di questa cornice, e io sono convinta che lavori come questo forse possano essere più d'impatto per noi che li leggiamo. La mia seconda domanda è appunto, secondo voi, che ovviamente siete degli iranisti, e questo tipo di letteratura, che quindi rimanda a un approfondimento scientifico e anche ad un dibattito interno, fra gli intellettuali iraniani, come abbiamo visto è dagli anni 60-70 che si ragiona su questi temi, quanto può aiutare appunto questo tipo di letteratura a parlare non soltanto di Iran, ma con l'Iran, cioè a riconoscere il ruolo degli orientali proprio come interlocutori di pari grado con cui discutere di questo tipo di situazioni, e non soltanto educarli ad un tipo di modernità che non può generare, secondo me, ma credo anche secondo Saidi, una società positiva, perché se Saidi conclude, tutti i racconti hanno un finale aperto, però l'ultimo è pessimista, cioè non... Questo tipo di imposizione non può generare nulla di buono. Quindi questo tipo di letteratura oggi, nel 2020, in questa situazione storica, quanto può aiutare a dirigere il dialogo verso qualcosa di più costruttivo? Cioè andare oltre a conosciamo che esistono delle situazioni in Iran. Come possiamo dialogare con i nostri vicini in modo che anche loro riescano ad andare oltre al tradizionalismo e al conservatorismo? Ecco, non so se ho reso bene la domanda, spero di sì. Faccio rispondere a Giacomo. Vai Giacomo. Vado. Ma brevemente, secondo me, leggere queste opere, anche queste opere del Novecento, non so, a me dà la sensazione che tutto sommato un paese come l'Iran ha un percorso parallelo e riconoscibile anche dagli italiani. Voglio dire, se noi andiamo a leggere le opere degli intellettuali, degli scrittori italiani del Novecento, ci sono, soprattutto da dopoguerra in poi, vediamo come anche i nostri intellettuali si interrogano molto sull'impatto aggressivo dell'industrializzazione, del capitalismo
su una società che era invece ancorata ancora a vecchi principi, a vecchi modi di vivere. Cioè quella sensazione di un mondo che scompare, secondo me, è registrata benissimo anche nella nostra letteratura. Se leggiamo appunto Pavese, Ginzburg, se leggiamo, oppure se pensiamo anche ai reportage di Pasolini, veramente c'è proprio un focus su questo cambiamento epocale, che in Iran è stato vissuto in maniera molto forte, anche dal fatto che c'è stata questa rivoluzione bianca dello Shah. Sicuramente ci sono state delle politiche calate dall'alto che hanno avuto un impatto molto prepotente. Adesso abbiamo pubblicato questo racconto di Sadi, ma man mano che usciranno anche gli altri libri della collana, che appartengono grosso modo allo stesso periodo storico, si vede come gli intellettuali focalizzano su questa mancanza di dialogo e di coordinazione tra il potere e larga parte della popolazione. Perciò, secondo me, tutto sommato, quello che ci fa vedere la letteratura è il fatto che abbiamo delle storie condivise, delle storie in cui ci possiamo riconoscere, quindi poi le risposte, se ci sono, le si trova assieme. Posso aggiungere qualcosa brevemente? Certo. Perché Giulia parlava del, appunto, di cosa si può fare il dialogo con l'Iran nel 2020. Lì ci si riferisce ad un periodo storico ben preciso. Per quanto riguarda adesso, è davvero dialogo. Cioè, la parte del, voglio dire, l'orientalismo, Edel Said, eccetera, eccetera, è stata assimilata, cioè si dialoga con voglio dire, da parte di intellettuali, almeno quelli più attivi e più attenti, come di accademici, nel 2020, ma anche prima. Siamo andati oltre, si guarda l'Iran, si dialoga con l'Iran, quindi non dall'alto verso il basso, ma con una, come dire, dialogo appunto paritetico sullo stesso piano, e dall'altra parte, prendendo in considerazione il paese dialogante, cioè l'Iran, voglio dire, non si lasciano nemmeno più. Se anche ci si provasse, non si lascerebbe giustamente nemmeno più mettere in quella situazione lì. Ci sono tutt'oggi, e si vede dai lavori e dal anche delle case editrici, delle traduzioni, degli artisti, sono fior di intellettuali, di artisti, di accademici. Quindi appunto si dialoga, e sicuramente una realtà culturale come Ponte 33 è un veicolo di questo dialogo, ma per fortuna si dialoga ormai appunto tra attori sono sullo stesso piano, con la stessa dignità intellettuale. Quello è da chiarire, visto che sennò, secondo me, poi si fa un po' di confusione. Io direi oggi occidentale, orientale, cerchiamo di lentamente alcune definizioni di lasciarle. L'ultima cosa per quanto riguarda Ponte 33, lei Giulia giustamente diceva si guarda alla sostanza un po' meno, non so, alla forma. La forma è importante, secondo me, e ha ragione, quello mi preme sottolinearlo, perché in una realtà culturale come quella di Ponte 33 si dà molta attenzione anche a quello che mi è sempre piaciuto, quando studentessa avevo comprato i primi libri, proprio all'aspetto grafico, come diceva Mario Vitalone, di artisti. Il livello è altissimo in Iran. Appunto, sono fior fior di grafici, di professionisti, quindi voglio dire che non ci sia in copertina a seconda del, esatto, no, che non ci sia, perché a volte anche le copertine possono veicolare degli stereotipi, per cui, no, io che arrivo in libreria vedo, non lo so, la ragazza iraniana con o senza velo, già quello a volte può essere, appunto, può segnare un veicolare uno stereotipo, cioè se è la persona più anziana magari con il chador, e l'altra invece più, non lo so, rocchettara, o mettiamola così, all'occidentale, tanto per le definizioni che volevo evitare di cui sopra. Magari invece anche ci sono ragazze che lo portano, perché
perché credo, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è una cosa di pregio davvero, e qui mi fermo. Grazie mille, per, sia per le risposte che per le puntualizzazioni che ci sono sempre. Sì, no, io insisto sempre su queste domande così che scatenano un po' il dibattito, perché mi rendo conto che parlando e guardando un po' nell'internet tutto, spesso prendono la parola delle persone che non hanno particolare dimestichezza con questi paesi e con le loro culture, quindi si scivola sempre nella dicotomia, no? Oriente-Occidente e tutto quello che poi comporta. Sull'aspetto grafico sono d'accordo, perché le copertine di Ponte 33 sono bellissime, però è una forma che si adatta alla sostanza, cioè si sceglie prima la sostanza, poi la forma, ovviamente, che è importante, perché è comunque un prodotto che deve essere venduto, e poi deve quindi apparire, la forma deve essere coerente con quello che c'è dentro nel libro. L'ultimissima... Soprattutto si dà importanza anche al fatto che queste opere comunque sono originali di artisti che diciamo danno il loro lavoro per contribuire a un'opera letteraria importante. Non si cerca un po' di staccarsi anche, scusate, da una copertina che potrebbe essere appunto orientalista nel senso un po' antiquato del termine, cosa che molto spesso invece accade e rischia di trasmettere un messaggio sbagliato per il lettore o per l'acquirente. Anche questo è molto... Vabbè. No, niente, dicevo, anche la copertina di Teranger ha un concetto molto forte, per niente tradizionale in senso orientalista. E io ho un'ultimissima domanda, però magari se riuscite a rispondermi brevemente, perché abbiamo altri due libri e ho preso abbastanza spazio io con Sedi. Sedi è stato anche un autore molto prolifico, perché si è occupato di teatro, e, oltre appunto ad aver scritto saggi e racconti, romanzi, e aver sceneggiato anche uno dei film che ha diciamo introdotto il realismo nel cinema italiano, che è La Vacca. Il regista non me lo ricordo, comunque non lo saprei pronunciare. E la mia domanda è, oggi Sedi come è considerato in Iran? E se ne parla, e ancora, cioè si parla delle sue opere, è ancora una figura presente? Mi muto. Rispondo brevemente. È uno degli autori del Novecento ancora molto letti, tanto che le sue opere sono tuttora ristampate, anzi è uno degli autori che ha la fortuna di essere tuttora ristampato nella Repubblica Islamica, perché altre opere del Novecento invece sono ferme, circolano sul mercato nero, però hanno avuto una diffusione più rallentata, anche se man mano vedo che pian pianino riottengono i permessi. Ad esempio, un libro che ha ottenuto di recente il permesso, che prima non veniva ristampato, è Zio Napoleone. Quindi mi auguro che anche le altre opere pian piano tornino sul mercato. Comunque Sadi viene molto letto, devo dire. Io che vedo il mercato, che ho un occhio anche sul mercato librario iraniano, è un autore che si trova sempre in libreria, e non so se Mario magari ha qualcosa da aggiungere a proposito. No, molto brevemente, è vero che dici tu, e in più, tra l'altro, è ancora, io insomma, ho fatto un po', quando sono da bravo bibliotecario, mi sono un po' documentato anche sulla bibliografia, insomma, un po' che c'è in giro. Per esempio, ho trovato che è ancora oggetto di parecchi articoli scientifici pure, insomma, che ho trovato. Quindi voglio dire, in ogni caso è sicuramente un autore presente, e che quindi viene attualmente ristampato, come diceva Giacomo, ma anche oggetto di ricerca scientifica accademica, e quindi ha la sua, da questo punto di vista qua, evidentemente pienamente accettato. Su Sedi, un'ultima nota che volevo dire, c'è una cosa interessante, poi magari vi mando il link, non so se l'avete visto, di Sedi c'è pochi
mesi, penso, prima della morte o meno, ci fu un'intervista che fece, un'intervista molto, molto dettagliata e molto lunga, poi è stata adesso depositata presso gli archivi storici dell'Università Americana, qualcosa del genere, ed è stata anche trascritta. E lui dice delle cose interessantissime, per cui poi magari vi mando il link se avete voglia, potete o sentirlo, ma ovviamente l'intervista è in persiano, ma in ogni caso c'è anche la traduzione in inglese su questo sito, non ricordo l'università di Oklahoma, insomma, vabbè, l'università americana, che poi ed è molto interessante come cosa. Grazie mille, sicuramente sì, l'intervista sarebbe bello vederla e poi magari anche diffonderla, insomma, sulla nostra pagina, così chi è interessato può andare ad ascoltarla. E, io ho concluso con paura e tremore e quindi proverò... adesso... Vai, concludi. No, nulla, niente, volevo soltanto dire che a me è piaciuto moltissimo, se mi dovessero chiedere cosa consigli, sicuramente paura e tremore lo consiglierei. E così, nota personale, se prima volevo imparare il persiano, adesso sicuramente sono un pochino più invogliato, devo soltanto trovare il tempo per le grammatiche, so a chi rivolgermi comunque. Benissimo. Direi che è una sensazione che entrambe abbiamo provato, perché sia io che Giulia siamo due arabiste e io no, assolutamente inconsapevole del persiano, però insomma questi libri sono stati sicuramente uno stimolo in più per approcciarsi a questa lingua. Allora io proverò un tentativo. No, scusate, quindi rischiate di fare lo stesso percorso che abbiamo fatto noi 40 anni fa. Esatto. Perché, come dicevo, anch'io, io me l'ho iscritto al Lingua Città Orientale, allora si chiamava, il corso quadriennale era arabo, però era obbligatoria una lingua biennale, quindi avevo messo il persiano. Poi il risultato è che invece ho lasciato l'arabo e ho fatto solo il persiano. Vabbè, ma insomma, evidentemente un percorso abbastanza comune, nonostante gli anni che passano. Non lo so, non saprei. Io mi sono laureata in lingua e letteratura araba, però il futuro chissà cosa riserverà, ecco. Allora, aspetta, perché prima ci dovrebbe essere Giacomo, ma mettetevi d'accordo tra di voi. È uguale. No, grazie la parola a Frida. Sì, tanto ora si parla di le lezioni di papà e Teheran Girl, quindi se vuole prima fare il suo intervento Giacomo va benissimo, se vuole iniziare Frida va bene, insomma vedete voi. Tanto parla Frida, io ho finito. Diamo spazio ai libri, sicuramente. Allora, io proverò allora a parlare di questi due libri, tradotti entrambi da Giacomo, e... ci sono alcuni punti che li collegano, nonostante siano molto differenti. Le lezioni di papà è una raccolta di racconti vera e propria, mentre Teheran Girl, diciamo, è un romanzo non diviso in racconti, anche se ogni capitolo e ogni, diciamo, episodio assomiglia in un certo senso alle lezioni di papà, in quanto il protagonista e la protagonista di Teheran Girl si rapportano con un universo sterminato di parenti e persone che ruotano intorno e che in un certo senso influenzano anche in maniera pesante la loro esistenza, senza entrare nelle varie diciamo storie e ricordi, però sicuramente un elemento importante è il rapporto con il genitore, che in entrambi i casi è proprio il padre, due padri differenti che però anche qua hanno dei punti in comune, come ad esempio l'aspirazione o l'effettivo viaggio nel nord Europa, quindi un trasferimento che poi c'è stato, e un rapporto con il figlio o la figlia, comunque diciamo la prole, problematico e che ha comunque lasciato dei segni molto forti nella psiche e nei comportamenti di queste persone. Non mi dilungo sul contenuto, ci sono alcune però caratteristiche che mi hanno colpito, soprattutto in Teheran Girl, questi flussi di coscienza molto improvvisi che all'inizio mi hanno destabilizzata tantissimo. All'inizio siamo proprio catapultati nella mente e nei pensieri della protagonista
che ci fa vedere attraverso i suoi occhi il suo universo lavorativo, personale, sentimentale, familiare. E piano piano si riesce a entrare in confidenza con questi personaggi e a capirne un po' anche le dinamiche interpersonali. E, sicuramente lei è molto brava a scomporre, in questo caso sicuramente merito anche del traduttore, le persone che la circondano e a reinserirla nelle varie tappe della sua esistenza. Mi ha colpito tantissimo proprio il fatto che lei cambi i connotati alle persone, quasi come se fosse, non lo so, un videogioco, e metta i baffi, gli occhiali, tagli i capelli alle persone che la circondano, e identificando quindi un certo aspetto con una tappa fondamentale della sua esistenza. Mi ha ricordato un po', forse sbagliando, però mi ha mandato questo ricordo, alla smarginatura, che è un tema che ricorre nella saga dell'Amica Geniale, quindi due realtà completamente diverse, però comunque con queste figure che analizzano le persone che circondano la propria vita e che vedono nell'aspetto anche fisico delle persone che le circondano i vari cambiamenti psicologici che avvengono con la crescita o con i cambiamenti che, anche politici che avvengono in questi contesti. Quindi questo mi ha colpita molto perché sono entrambe personaggi femminili che analizzano i cambiamenti attraverso l'aspetto delle persone che li circondano. E, sicuramente Terang Girl è una lettura che ogni persona, al di là dell'ambientazione, può fare, perché ci sono tantissimi spunti di riflessione anche sulla crescita personale, secondo me anche consigliabile a persone che si trovano nell'adolescenza, ecco, in quanto la protagonista analizza tantissimo il fatto che lei sia spinta dalla società a dover o a voler fare delle determinate scelte per, ad esempio, accasarsi, no? Quindi come mai non è ancora sposata, come mai lei non ha ancora figli, mentre le sue compagne, ad esempio, di scuola, sì, vivono in questa specie di mondo perfetto in cui i mariti sono perfetti, i figli sono perfetti, mentre lei si trova, diciamo, in bilico ancora, mentre probabilmente non bisognerebbe spingere nessuno a voler raggiungere un modello per forza. Quindi lei fondamentalmente a livello lavorativo possiamo dire che sia soddisfatto, comunque ha un impiego stabile e che le può dare delle soddisfazioni e degli impegni molto forti. Però dal punto di vista sentimentale, quindi anche diciamo di situazione, sì, vabbè, possiamo dire sentimentale, è un po' più stabile, infatti ha questa marea di ex fidanzati, fidanzati, amanti che le turbinano intorno e anzi che lei non riesce a cacciare dalla casa familiare e continuano a stare lì ad occupare il suo salotto e a giocare, mi sembra, a backgammon, insomma, sì. Mentre le lezioni di papà, diciamo che l'ho visto più come una specie di diario del protagonista che attraverso dei suoi ricordi, anche qua, divisi per capitoli, proprio per racconti, cerca di rinsaldare, recuperare, ricuscire, ma anche proprio ricordare quello che è il rapporto con il padre, che è sicuramente anche in questo caso turbolento e che diciamo segna profondamente le sue scelte di vita e la sua quotidianità. Mi ha colpito tantissimo la promessa che si erano fatti, diciamo, padre e figlio, di andare a vedere questa eclissi solare, e che in un certo senso rappresenta un po' questo libro in cui un figlio cerca di ricuscire attraverso le sue parole e ricostruire una figura paterna problematica, che non è, diciamo, anche qua un esempio forte e stabile per un figlio, ma che comunque ha influenzato e che non può essere cancellata da una vita. Quindi problematiche interfamiliari, problematiche psicologiche legate al posto in cui si vive, ma anche proprio alla crescita personale di qualcuno che cerca di trovare il proprio posto all'interno di una società che dà sì tanti stimoli, ma che, come sempre accade, crea dei problemi, fa insorgere dei dubbi e dei cambiamenti che una persona talvolta non si aspetta. Quindi entrambi super consigliati, diversi ma simili,
consigliati appunto anche a persone molto giovani. Questa è una cosa che mi tocca, no? Perché analizzano delle problematiche che ognuno di noi, che ogni persona nel corso della propria vita, della propria crescita, affronta, e quindi riuscire a vederlo anche da un punto di vista letterario in un paese che non sia il nostro, quindi vedere come tante cose accomunino la realtà psicologica e personali è stato molto interessante. Ecco, sì. Poi ho delle domande un po' più tecniche sulla traduzione e sul, diciamo, alcuni espedienti letterari, però lascio la parola a Giacomo intanto. Beh, grazie mille intanto, perché fa sempre piacere anche da traduttore parlare con lettrici e lettori che hanno letto il testo con così tanta attenzione, insomma, qualche soddisfazione ci vuole anche. E anche quando avete fatto la presentazione dei romanzi arabi mi sono accorto che è bello, il vostro book club è molto bello perché va molto a fondo nella lettura, e questa è una cosa che capita raramente. Quando si presentano i libri a volte si parla molto attorno, però è bello invece anche poterne parlare con più, diciamo, dedicando più tempo e dedicando più attenzione ai dettagli. E sono d'accordo con quello che dici sul fatto che sono libri che, sì, sono diversissimi, come sono molto diversi i loro autori, però si possono affiancare, perché entrambi, Moheb Ali è nata nel 73 se non sbaglio, e Mohammad Toloui è nato nel 79, quindi sono autori che grosso modo appartengono alla stessa generazione, una generazione che ha avuto ai genitori che erano giovani durante gli anni clou della rivoluzione, comunque a cavallo di questo cambiamento epocale. E da questo cambiamento è chiaro che nascono anche dei conflitti generazionali, che siano sul piano privato o poi anche su, che si estendono di più a livello pubblico, però gli scrittori iraniani tanti parlano di questo divario, di queste incomprensioni che ci sono tra padri e figli. E questi libri, è vero, sono abbastanza significativi in questo. Tutte e due hanno a che fare con i padri, tutte e due veramente, diciamo, i maschi iraniani, devo dire che dalla letteratura non fanno mai una bella figura, perché anche il libro che ha tradotto Mario, Particelle, tra l'altro l'ha scritto un'autrice, però c'è una satira feroce su questi maschi iraniani, e ad esempio il padre di Muhammad ne esce fuori, per carità, è anche tenera come figura, però ne esce fuori massacrato, perché questi uomini che hanno grandi progetti, grandi ideali, si strombazzano quella grandi iniziative, poi, diciamo, il risultato è a volte, nella migliore delle ipotesi, catastrofico, perché un po' è anche così il papà di Elham, che è la protagonista di Teheran Girl. È un libro difficile, ragazze, cioè io credo che sia veramente un libro difficile, non so come abbia fatto Bompiani ad avere il coraggio di accettare il mio consiglio, però è anche un libro che, da cui secondo me si può tirare fuori tanto. E ad esempio questo papà di Elham è un, secondo me, speculare, il papà di Muhammad, è un personaggio molto rocambolesco, uno che e alla fine adesso è in esilio, è a Stoccolma, è stato un militante durante la rivoluzione, ma se, non so se voi l'avete colto tra le righe, si capisce che è diventato militante un po' quasi per caso, cioè un po' perché è stato tirato dentro dagli amici, poi era bello perché, insomma, lui veniva da un quartiere popolare, se faceva il militante si poteva fare notare anche delle ragazze di famiglia un po' più su, comunque, diciamo, gli faceva buon gioco. E poi è finito che, insomma, alla fine si è anche immerso troppo nel personaggio, stava tirando un po' troppo in rovina la famiglia, ecco. E un po' quello che, per fortuna, la famiglia di Muhammad nel libro, ecco, c'è di più la presenza della madre che frena un po', che la madre delle lezioni di papà è più forte, la madre che c'è in Teheran Girl forse invece rimane un po' più assorbita da questi meccanismi
di questa figura maschile così preponderante. Sì, lo si può vedere bene nel capitolo dedicato proprio alla madre di Lelom, il faro del suo cervello gira a vuoto. Mi ha colpito tantissimo il fatto che questa donna fosse immobile mentre la figlia, diciamo, la trasborda di qua e di là per le strade caotiche, e lei sia proprio assorta e completamente cieca di fronte anche a quello che è un vero e proprio abbandono, perché nonostante lei non si sa se creda o meno alla morte del marito, però agli effetti è così, lei viene abbandonata e rimane così a continuare a portare avanti una famiglia con tutte le problematiche che ha anche lei come persona, lei e poi anche la figura della zia che, diciamo, ha lasciato completamente, cioè ha ritirato i remi in barca, si è chiusa nella stanza e mi ha fatto molto pensare come la descrive, no? Quindi con questi capelli trasandati, con questa ricrescita molto, molto visibile. E quindi quello che volevo dire è proprio che forse sono le Teheran Girls, perché i ritratti femminili che emergono sicuramente da questo romanzo sono molto forti, molto diversi tra loro, perché comunque gli stili di vita che vengono rappresentati non sono unici, nel senso che non c'è l'immagine stereotipata della donna che vive in una certa maniera perché è iraniana e quindi lei vive così. No, vengono fuori tutte una serie di sfumature dell'identità femminile, come poi è giusto che sia, perché chiaramente ognuno interpreta e si reinterpreta a seconda delle proprie aspirazioni, del proprio carattere, della propria situazione sociale. Quindi vengono proprio fuori tutte le varie donne che sono presenti nella società iraniana e che poi sono presenti in qualsiasi società, ecco, questa varietà di caratteri femminili che sì, sono più o meno forti, più o meno in balia del proprio destino e del caso, ecco, più o meno sono in grado di reggere le redini della propria vita. Sì, è vero, c'è da dire che secondo me in Teheran Girl c'è più decadenza che nelle lezioni di papà, ma questo è un motivo perché in Teheran Girl Mahsa Mohibbali si focalizza su una famiglia, cioè su degli adulti che avevano militato attivamente sul fronte di sinistra durante la rivoluzione, quindi è un segmento molto preciso che è forse anche il segmento che è uscito più sconfitto dalla rivoluzione. E quindi, mentre la famiglia di Muhammad è una famiglia della classe media che è meno coinvolta politicamente, infatti, anzi, il padre di Muhammad è anche un po' cerca anche un po' di approfittare del cambio del clima politico. Ecco, quindi c'è. Perciò anche è naturale che le donne di Teheran Girl e le donne adulte siano più, diciamo, secondo me il ritratto di Zafari Badi, ad esempio, è proprio decadence, l'estrema potenza, lei che è proprio abbandonata sul letto, che ha tutte le sue boccette di calmanti, il marito che la fa impazzire, oppure la madre del home che è totalmente, a parte che è sedata all'oppio, sì. E questa è una cosa che hanno fatto tante delle persone che si sono sentite sconfitte dopo la rivoluzione, diciamo, tante persone non hanno più avuto la forza di tenere in mano le redini della propria vita, e poi è immersa nel passato, quindi continua a ripetere memorie che alla figlia interessano anche fino a un certo punto. Infatti, quando dicevi che il home sembra così sicura sul lavoro, in realtà è perché lei deve essere la capofamiglia. Il papà non c'è, non si sa adesso, però alla fine è all'estero. La madre, insomma, non è più tanto lei. Il fratello sta ancora facendo l'università. Lei è l'unica che può assicurare, si sente tutto il peso della famiglia sul groppone, e un po' glielo fanno anche sentire perché tutto sommato tra le righe le fanno capire che se tutto il clan familiare è andato ramengo è colpa sua, perché diciamo il nucleo di militanti era stato mascherato da delle foto che avevano trovato i pastarani, i guardiani della rivoluzione, avevano trovato nel suo quaderno. Quindi lei ha questo senso di colpa che cerca di risolvere durante il libro, ed è per questo che anche il libro è tutto
diciamo, è il suo flusso di coscienza, ma il suo flusso di coscienza è narrato con un ribaltamento dei rapporti di causa-effetto. Cioè, sì, è vero. Anche quando, ad esempio, si sposta nella città, sono le strade che in realtà ruotano intorno a lei. Ovviamente poi non parla in prima persona, è anche un po' strano, perché in realtà sono i suoi pensieri narrati da un tu, che non sono io, ma è il tu che parla di El Hom. E poi esatto, la strada, le persone, lei sembra appunto vittima della città, in preda alla città, lei guida, però in realtà non è lei che sta guidando, ma è la città che la sposta da una via all'altra e la fa arrivare nei posti. Anche questo mi ha colpito molto. Oltre al tu, però ci sono tutta una serie di piccole cose, di piccoli semini che fanno capire che lei appunto si sente in colpa e è un personaggio tormentato dalla sua situazione e non, comunque però deve mantenere tutti quanti fondamentalmente. Esatto, infatti il tu secondo me perché c'è questa incudine del dovere costante che le pende sopra la testa, per cui lei stessa si dice tu fai, tu va, tu eccetera eccetera. E poi c'è la città, in realtà Teheran è vero che è una città che forse, nel senso, nell'ottica dell'autrice sicuramente è così, anche Massa me l'aveva spiegata questa cosa, che è una città che per via del traffico, per via dei 3.000 divieti, per via anche delle stesse persone che sono sotto pressione e questo stress genera ulteriore stress, è una città dove quasi non hai potere decisionale. Perciò lei, anche linguisticamente, ha ricreato questa atmosfera dove le persone sono le ultime ad agire, ma sono gli oggetti e la città che agiscono sulle persone. Sì, l'unico momento in cui diciamo lei è padrona di se stessa è quando spegne le persone che la stanno assillando con i loro ricordi, che tra l'altro non smettono di parlare, quindi in realtà è come se lei fosse un fantasma davanti a loro e loro prendono la parola e iniziano il loro lamentarsi o comunque voler raccontare le proprie esperienze senza però effettivamente senza rendersi conto che la persona davanti è lì impalata e non li sta ascoltando. Quindi anche la considerazione che hanno di lei come ascoltatrice, come confidente, deve essere molto bassa, perché sennò insomma una persona che ti sta parlando di fronte, a seduta accanto a te, che all'improvviso spegne lo sguardo, invece gli altri non se ne accorgono, quindi è vero, sì. È colto nel segno, perché c'è un'altra cosa molto importante, un tema centrale del libro è la donna oggetto, e su questo secondo me Massa ha lavorato bene scardinando tanti stereotipi e comunque facendoci riflettere, perché lei mette in scena una persona che è un personaggio che è invisibile agli occhi della società, ma della società iraniana, ma ragazze anche della nostra società. Cioè noi siamo abituati a immaginare le donne, soprattutto le donne belle, veramente solo come degli oggetti. Se pensiamo all'Italia non siamo messi bene, perché le veline, cioè... Ma anche io ho guardato molto la televisione quando traducevo il libro e vedevo che anche le stesse presentatrici, che la televisione, per dire, è un qualcosa che arriva nelle case di tutti, quindi anche riflette un po' come l'andazzo, diciamo, del pensiero generale, ma anche c'è veramente presentatrici, giornaliste, c'è questa espressione sulle donne di dover essere belle, di doversi sempre presentare in un certo modo, e purtroppo mi accorgo che anche quando sono belle spesso non vengono quasi mai prese sul serio e si pone molto l'accento sulla bellezza, quindi lei sicuramente c'è anche un lavoro di tipo, cioè una riflessione di tipo femminista. Certo. A proposito di questo, infatti la protagonista in diversi punti è vero che appare come un fantasma, perché è la classica segretaria di un uomo ricco che diciamo il suo lavoro scompare davanti al fatto che agli occhi degli altri lei è lì perché è una bella statuina, fa piacere al capo e punto, quindi è assolutamente irrilevante quello che lei ha da dire. E su questo, sì, su questo anche c'è stato il lavoro dell'autrice che ho trovato molto contemporaneo e che è stato quello che mi ha fatto, è una delle cose che mi ha convinto a difendere il libro, ecco, anche con l'editore. Non so se
Tu che dici se c'è questo sì, lato? Sì, direi di sì, sicuramente. E proprio, cioè, questa cosa dello spegnere come un telecomando, no? Lei è una sorta di autodifesa. Allo stesso tempo, però, vive una crisi interiore perché cura freneticamente il suo corpo andando in palestra, occupandosi anche proprio dell'abbigliamento, della cura, meno magari di alcune sue colleghe che comunque le fanno notare che magari è truccata male oppure non è pettinata, però lo sente questo conflitto perché per farsi vedere deve apparire in una certa maniera, deve essere curata, vestita bene, comunque incarnare quello che è l'immaginario di una segretaria, di un personaggio importante. Allo stesso tempo però vive la sua quotidianità sia sul lato lavorativo che interfamiliare, personale, e si sente diversa dagli altri. Capisce che il conflitto è con se stessa, con gli altri, e non riesce a trovare bene il suo posto né all'interno della sua cerchia di amici o ex amici, né familiare, né sul lavoro, perché comunque si discosta in un certo senso, sa che lei non è solo quello, non è il bell'aspetto, non è la palestra, quindi sì, è molto forte. Sì, esatto, sicuramente c'è un conflitto tra le pressioni sociali e quello che è lei è la sua persona, che poi è un conflitto che viviamo tutte alla fine. Sì, certo. Solo che sicuramente lei subisce una pressione molto forte e in qualche modo ne è succube, però poi io ho trovato anche che il libro, tutto sommato, a differenza di tante narrazioni che mi trovo a dover valutare dall'Iran, anche una sua, non so se chiamarlo ottimismo, ma sicuramente c'è uno sforzo della protagonista di uscire da questo gorgo. In qualche modo io personalmente ho notato un crescendo di consapevolezza da parte sì. sua. Infatti quando arriva, diciamo, nel suo appartamento, lì capisce che quello è suo e che in un certo senso potrà riuscire a dominare la sua esistenza e la città che invece le è sempre ruotata intorno fino a questo punto. Lei si ferma e riesce a capire che davanti a sé ha la possibilità di esprimersi e raggiungere quello che vuole. Sì, esatto. Infatti devo dire, il titolo, che poi è un titolo horror, però l'ho scelto io, quindi me ne assumo le responsabilità, però riassumo un po' quello che è il libro. Diciamo, il titolo originale rievocava molto di più la dimensione politica e la dimensione anche di resistenza, perché in italiano l'avevo tradotto con "non ci schioderemo", nel senso sia i genitori di Elhom, che soprattutto il padre, che non voleva assolutamente schiodarsi dai vecchi ideali, sia le generazioni nuove che invece tengono duro nonostante tutto il caos e la pressione che hanno attorno. Teheran Girl in realtà è nato da un suggerimento dell'autrice, proprio da questi due temi centrali che sono la città e la ragazza, che è anche il corpo poi della ragazza, però non potevo tanto trovare un titolo tipo "il corpo di Teheran". Alla fine ho detto "Teheran Girl" in inglese, non lo so, non lo giustificherò questa cosa dell'inglese, ma perché ecco, quindi è così, il corpo della città. Sì, il corpo e la città. E un'altra cosa che accomuna i due libri e che all'inizio, forse soprattutto per Teheran Girl, mi ha destabilizzato, sono i continui salti temporali. Questa fluidità del tempo in generale è caratteristica di questa generazione di scrittori? È caratterizzante del periodo oppure è un caso? Nel senso, forse per chi non conosce e non è quindi un esperto iranista, cioè questo dubbio insorge, no? Quindi la fluidità del tempo. Allora, io ho notato che c'è una tendenza generale nella letteratura persiana a mescolare i piani temporali, almeno nella letteratura persiana contemporanea c'è molto l'utilizzo dei flashback. Diciamo, il tempo non è mai una linea da A a B, ma diciamo è molto più dinamico. Ma forse sapete anche, adesso anche nella letteratura italiana, in realtà nella letteratura italiana contemporanea un po' è così, perché
si tratta sempre di una letteratura che è rivolta innanzitutto a un pubblico iraniano che ha molto ben presente gli scaglioni temporali, ci sono un pubblico che ha molti più riferimenti per capire dove e quando, nel momento in cui legge il libro, così come noi capiamo immediatamente, magari in un libro italiano a un certo punto parte un flashback, non ci servono 3.000 riferimenti magari per capire che parla delle Brigate Rosse di Moro, anche a persone che non erano nate ancora in quegli anni. Quindi c'è sicuramente uno sforzo in più che deve fare il lettore che legge il libro in traduzione, però sicuramente poi ne guadagna nel fatto che assimila e capisce molto di più il punto di vista di chi vive all'interno del paese. Ecco, non è il libro che ti propone la storia dell'Iran 1, 2, 3, capitolo per capitolo, non c'è neanche questa esigenza, questa preoccupazione di farlo, ecco, da parte degli autori. Quindi anche negli altri libri che ho tradotto, ad esempio Ritornerai a Isfahan, era un continuo saliscendi di piani temporali, e voi che siete arabiste, secondo me, anche, non so se l'avete notato, ma anche nei romanzi arabi questa cosa è, cioè questo aspetto, questa caratteristica è molto presente. Però ripeto, leggiamo i romanzi italiani, io tengo anche un po' l'occhio alla letteratura italiana contemporanea, vedo che tutto sommato sono cose che succedono anche qui da noi, ecco. Certo, sicuramente ci sono tantissimi punti in comune e quindi ponti tra l'Italia e l'Iran, sia dal punto di vista letterario che proprio della cultura, della società. E una seconda domanda che ho si ricollega in un certo senso a quello che stavi dicendo. Ad oggi in Italia qual è il pubblico della letteratura iraniana, persiana, sia contemporanea che anche in generale? Ecco, quindi qual è il pubblico? Non so, non dico statisticamente, però insomma, diciamo, è più un pubblico specialista, si vorrebbe arrivare in generale a un pubblico più ampio, cosa si è riusciti a fare fino ad oggi per diffondere la letteratura persiana? Devo dire, io sono ottimista, adesso i numeri non sono dei numeroni, però sono in crescita esponenziale, perché se pensiamo che quando ad esempio è stata fondata Ponte 33 nel 2010 usciva sì e no un libro ogni due anni, soprattutto erano libri tradotti da Anna Van Zan, che lei da sola è stata la prima già dagli anni 90 a cercare di far entrare un po' scrittori e scrittrici iraniane nel panorama editoriale italiano, però diciamo dal 2010 in poi con Ponte 33 sono un po' aumentate le pubblicazioni e devo dire negli ultimi 3-4 anni c'è uno sforzo editoriale molto, molto significativo, perché a Ponte 33 si è affiancata ad esempio un'altra casa editrice che ha pensato una collana che dedica uno spazio speciale agli iraniani, che è Brioschi, con la collana agli altri, che non è dedicata solo all'Iran, ci sono anche arabi, russi, africani e turchi, però c'è sicuramente uno spazio vige, come dicono gli iraniani, specializzato per gli iraniani, curato da Navan Zan. Oltre appunto adesso Massa, ad esempio, è passata ad un editore più grande con Bompiani, quindi ad esempio questa pubblicazione con Bompiani è un po' anche un esperimento per vedere come se la cava con il pubblico, con un pubblico più generale, che li vedo abbastanza scioccati. Adesso se andate su Amazon o su IBS, i lettori sono scioccati da questo libro, però posso capire, cioè sono letture che appunto non hanno tutti i riferimenti che possono accontentare subito il gusto del pubblico italiano, però ecco, in Italia ci stiamo pian piano abituando e sicuramente stiamo traducendo di più degli altri paesi, perché i titoli che ha fatto Ponte 33, questo qua di Bompiani, anche quelli di Brioschi, ecco, in piccolo numero sono stati tradotti in altre lingue occidentali, o se sono stati tradotti, in alcuni casi sono la traduzione in altre lingue è venuta dopo quella italiana. Quindi secondo me, anche come diceva la professoressa Barbati, c'è una sorta di... l'Italia traina abbastanza nei rapporti culturali
con l'Iran. Ecco, in Occidente abbiamo un ruolo importante che è bene valorizzare e non dimenticare. Infatti sono rimasta, queste domande me le ero, diciamo, pensate anche prima di vedere alcune dirette che sono state fatte qua su Facebook e Instagram, e mi sono resa conto che tantissime persone sono appassionate alla letteratura persiana, mentre ad esempio il mondo arabo, che poi i mondi arabi, le letterature arabe, sono molto più in sordina. E sinceramente uno dice, da arabista, te cosa ti aspetti? Dici... Però mi ha scioccato, perché ho detto, ma strano, è molto più sentita e vicina alla letteratura persiana rispetto alle varie letterature arabe. E sicuramente Tehran Girl, ma anche Le lezioni di papà, come ho detto, hanno molte cose in comune, nonostante siano due opere differenti, sono sicuramente, anche se difficili appunto, perché scritti per un pubblico che è nato a Teheran, è cosciente della propria storia, il proprio background storico-culturale, però sono dei libri che possono raggiungere sicuramente un pubblico molto vasto, anche di non specialisti. Quindi, con questo mi chiedo. Io ho una domanda. E dunque, Massamo Ebali in un'intervista a Tutto Libri, guardo di qua perché ho l'altro schermo, ha dichiarato che non voleva smontare nessuno stereotipo. In realtà poi, leggendo sia Tehran Girl che Le lezioni di papà, di stereotipi se ne scardinano parecchi, cioè di stereotipi appunto occidentali sugli iraniani. In relazione alla questione dei due Iran, cioè l'Iran pubblico e l'Iran privato delle case, una delle cose che ho notato è che si parla in maniera non spregiudicata, però si parla con una certa tranquillità, almeno in questi libri, di dipendenza dalle droghe. C'è un racconto di Toluì che si apre proprio con una riflessione sulla dipendenza e che racconta del suo passaggio attraverso varie droghe. Il racconto si intitola Mannaggia allo spazzolino e lui parla di dipendenza, diciamo, in maniera molto generale, dipendenza anche da persone, non soltanto da sostanze, e fino a scrivere, prima pensavo solo a emanciparmi dalla famiglia, adesso sono ossessionato da mio padre. Cioè, anche la famiglia e la figura del padre, che abbiamo visto abbastanza centrale per la generazione contemporanea iraniana, può essere una dipendenza. Quindi io mi sono chiesta, questa riflessione sulla dipendenza e questo parlare così tanto di dipendenza, anche dalle droghe, è effettivamente un fenomeno che esiste in Iran, cioè si fa uso e abuso di sostanze, oppure in questo tipo di lavori può essere più rimando appunto a una dipendenza dalla storia passata, una dipendenza dalla figura paterna e quindi anche dalle aspettative che i genitori o la classe che ha fatto la rivoluzione ha nei confronti delle nuove generazioni. Come sempre, domande lunghissime. Allora, il fatto, forse a noi ci stupisce un po' di trovare appunto racconti che parlano in maniera così esplicita di droga, di tossicodipendenza, però non è un argomento in realtà così insolito nella letteratura persiana. Cioè, anche se leggete Suvashun, che è un classico del Novecento pubblicato nel 69, adesso è disponibile anche in traduzione italiana per l'editore Brioschi. Ad esempio, anche in Suvashun si vede che c'è gente che fa uso di oppio, e così in tanti libri degli anni passati. Non è un argomento così, diciamo, cliché, cioè così tabù, ecco. Detto ciò, appunto, non è l'intenzione di... Gli autori iraniani non hanno intenzione di... diciamo di fare piazza pulita dei cliché, semplicemente
ritorniamo al punto che il loro pubblico di riferimento è quello iraniano, quindi se loro raccontano qualcosa non hanno in mente di... cioè probabilmente non lo sanno neanche che cosa c'è nel nostro immaginario, tutto sommato. Quindi voglio dire, se la Moheba lì descrive questa che all'ufficio si mette il chador, in casa invece con il top e i leggings, è perché è una cosa totalmente normale in Iran. Lei non, in realtà lei non sembrava di descrivere una cosa chissà che rivoluzionaria, ma magari è vero che se lo legge un italiano che pensa che l'Iran abbia tutto un altro contesto, rimane un attimo scioccato. Però sono situazioni che vengono raccontate in maniera tutto sommato normale in tutta la narrativa iraniana. Ecco, poi in maniera esplicita o più, adesso Moheba lì l'ha fatto in maniera molto esplicita, quindi poi ho preferito pubblicare il libro fuori dal paese, però ecco, non è, l'obiettivo non è quello di sconvolgere i lettori occidentali, anche perché è raro che vengano tradotti adesso, pian pianino si stanno abituando ad essere tradotti, però non è ancora proprio la prospettiva, non è quella. Quindi adesso sulle droghe c'è chi ne parla, c'è chi meno. Loro, tipo Tolui, non è che ne parla tantissimo, adesso è capitato questo racconto, mentre Massa Moheba lì è un tema molto più ricorrente nei suoi libri, quello della tossicodipendenza. E in effetti lei, ad esempio, nelle interviste cita anche il fatto che comunque l'Iran ha un problema serio di tossicodipendenza, sia perché si trova a metà tra il traffico di droga, cioè confina con l'Afghanistan, e in qualche modo l'Iran ha degli accordi internazionali per cui non deve far passare il traffico di droga al confine turco. Quindi c'è molta droga che rimane all'interno del paese, in qualche modo circola. E poi anche una sua... tipo, ci sono droghe che diverse da quelle che si trovano in Occidente. Ad esempio c'è l'uso di oppio, che è tradizionale, diciamo uno stupefacente che ha una sua ricorrenza storica. Ad esempio forse è utilizzato molto di più del vino o di altre sostanze in alcuni punti del paese. Perciò sì, troviamo non è poi tutta la popolazione che si droga, perché comunque anche bisogna sempre capire, abbiamo forse, ecco, forse questa un po', poi chiudo perché mi pare di passare un po' di palo in frasca, però dal pubblico occidentale forse c'è ancora un po' la tendenza a chiedere da un libro iraniano che spieghi tutto, cioè da un romanzo iraniano che sia il ritratto completo dalla A alla Z del paese, quando in realtà non è così, perché un romanzo iraniano parla spesso di un piccolo segmento, di una piccola storia, e mettendoli poi insieme, cioè leggendo magari una decina di romanzi iraniani, abbiamo in mente un po' qual è il quadro del paese. Però quando leggiamo Tehran Girl ricordiamoci sempre che lei ci racconta di una famiglia, di alcuni personaggi che sono già diversissimi da quelli delle lezioni di papà, diversissimi, non so, dei racconti di Faribeh Vafi, eccetera, eccetera. Ecco, quindi per questo quando vediamo poi riferimenti alla droga così, è un problema che c'è, molti giovani hanno dei problemi seri di tossicodipendenza e Massa ne parla perché sente vicino questo problema, probabilmente lei stessa ha conosciuto, ha avuto modo di incontrare persone che avevano questi problemi, quindi c'è questa cosa, però poi ecco, è un segmento della società. Io mi sentirei a questo punto, sì, di ringraziare le case editrici come Ponte 33, che con tanti piccoli tasselli ci possono dare il riflesso dell'Iran, comunque di un paese che non è riducibile mai a degli stereotipi in ogni caso, però dà voce a tante voci differenti, creando, come abbiamo detto prima, dei ponti che per persone che non sono esperte o comunque non si sono dedicate in maniera diciamo approfondita a questa realtà e a questo paese, però possono riscoprirlo proprio attraverso la letteratura e gli autori e i libri che insomma vengono tradotti da persone come Giacomo, insomma, e ci danno questa grande opportunità.
Mario, di qualcosa te. No, io non ho ascoltato con molta interesse e attenzione quello che si diceva e quindi mi riallaccio a quello che ho detto prima. Questa considerazione di Frida è sicuramente, come dire, c'entra quello che è l'obiettivo del progetto che è partito ormai 11 anni fa, quindi insomma non l'altro giorno, e su cui si cercherà di andare avanti. E la priorità, questa qui, era questo, ho accennato all'inizio, il discorso era quello di cercare di costruire come dire, un transito tra queste produzioni letterarie, nel caso, ma tenete presente che Pontedete poi ha agito anche su altri ambiti che non sono solo quelli letterari, soprattutto sulla questione dell'editoriale sicuramente, ma insomma ci sono state anche altre iniziative, sempre in ambito, come dire, di artistico e di creazione culturale. Per cui se arriviamo a un obiettivo del genere, vuol dire che meno male è quello che si era posto. Il fatto che si va avanti da 11 anni vuol dire che, ma le cose in fondo vanno bene, ovviamente con la buona volontà e il volontariato delle persone che ci partecipano, non essendo un'iniziativa, come dire, tipo commerciale o industriale addirittura, ma comunque insomma così si va avanti. Rispetto a quell'aspetto che dicevi tu invece dei lettori, effettivamente anch'io sono rimasto molto sorpreso, perché il discorso che facevo prima sulla questione della divulgazione, insomma, di fare questo passaggio, in effetti sta avendo successo, per cui anch'io mi ritrovo poi ad avere, insomma, in qualche modo io, no, seguo delle volte no, gli ordini, oppure quando sono state le presentazioni, e di persone che non è che, insomma, comprano quel libro perché hanno un legame particolare con l'Iran. Certo, per esempio, ci sono tantissime persone che sono interessate ai libri che pubblicavo con Dendré, perché magari hanno fatto dei viaggi in Iran, sono rimasti affascinati dall'Iran, perché questa è un'altra costante, chiunque va in Iran torna affascinato dal paese. Io non ho mai conosciuto, ecco, tanto per fare un esempio, negli 8 anni in cui siamo stati lì in Iran, che Felicetta già l'ha detto, Cuttorelli, abbiamo incontrato migliaia di persone, anche persone che venivano, come dire, per missioni ufficiali in Iran, e quindi molto impaurite, oddio che vado a fare, e andavano via, venivano in un modo e andavano via in un altro, insomma, ecco. Per cui, ma oltre a quello, ho visto che per esempio ci sono tantissimi, stiamo ricevendo per esempio tantissimi ordini anche dalle case di distributori abbastanza, tra virgolette, abbastanza grossi, come Feltrinelli, per esempio. Ecco, di prima andata se riesci a fare Feltrinelli non li trovi, perché lì c'è una politica editoriale, ne ho parlato anche, molto, come dire, ristretta e contenuta, nel senso loro hanno gli spazi molto limitati, per cui sugli scaffali mettono le cose che loro valutano che, insomma, in qualche modo abbiano un mercato. Però, per esempio, quando c'è qualcuno che è interessato, lo ordino, e diciamo di ordine dei Feltrinelli stiamo avendo, pure anche da distributori, quelli online e così via. E poi ci sono tantissime persone che ci hanno contattato, che sono persone interessate alla letteratura, quindi in generale, e quindi sono colpiti. E in più, devo dire, questo è un lato, come dire, di promozione che l'ha sottolineato, tantissime persone che comprano il volume perché gli piace la copertina, e cioè, che bella copertina, mi compri il libro, poi lo leggono, gli piace pure il libro, quindi, come dire, insomma, la copertina funge spesso anche un po' da attrattiva, come dire, non l'abbiamo pensato in questi termini, però effettivamente devo dire che anche la copertina ha avuto una funzione di promozione notevole da questo punto di vista qua. Per cui, diciamo, se il pubblico, ritornando anche io chiudo alla domanda principale, non è un pubblico specialistico, in questo, il discorso che faceva prima, secondo me ha funzionato, è un pubblico più ampio, dopodiché ovvio, i volumi di vendita sono quelli che sono, ma perché probabilmente manca anche un'organizzazione di tipo, come dire, più a livello commerciale che magari altre editorie hanno. Ma ripeto, su questo io sinceramente non me ne rammarico molto, perché è vero che non c'è il consumo immediato, ma c'è, come dire, la conservazione nel corso degli anni.
Ecco, io ho una considerazione finale, se vogliamo, poi se ci sono domande o altre opinioni, sentitevi tutti liberi di esprimervi. Questo forse è più riferito alla professoressa Barbati. Si parla tanto di divulgazione e terza missione. Mi sembra che, diciamo, con nubi come questo, cioè tra accademia e case editrici, lettori, quindi book club, ma semplicemente l'università che esce dall'accademia possa essere anche un momento come dire, un momento che viene recepito bene da chi non è specializzato in quell'ambito, un ambito specifico. Per cui è vero quindi che si deve puntare un po' su questa terza missione, ci si deve investire tempo, energie, anche denari volendo, perché per organizzare qualcosa ci vogliono sempre questi tre elementi. Ecco, in quest'ottica, diciamo, ha senso, come dire, organizzare eventi di questo tipo anche se spesso non hanno i numeri che uno ci si aspetterebbe, perché poi quando si va a fare un resoconto si va a parlare sempre di presenze, numeri, come se fosse una questione di profitto. Invece vediamo che piano piano, anche noi nel nostro piccolissimo, abbiamo visto che piano piano siamo cresciuti, abbiamo attirato un po' di gente che è iniziato ad appassionarsi a queste tematiche. Quindi lei pensa che in un futuro l'università investirà di più in questo tipo di eventi, sì, di organizzazioni che vadano fuori all'università? Mi sentite? Sì. Allora, l'università investirà di più per la terza missione? Non adesso, non sto qui a dire, magari lo spereremo tutti, cioè investire di più in Italia in generale, a prescindere che sia lato prettamente accademico o di terza, prima, seconda, terza missione. Quello sarebbe che questo, cioè, è un paese che forse dovrebbe investire un po' di più nell'università. Sarebbe cosa buona e giusta, ecco, almeno dal mio personalissimo punto di vista. Però, da quello che, ripeto, io sono rientrata da 3 mesi dopo 10 anni all'estero, però da quello che ho potuto vedere questi primi mesi, parlo dell'Università di Pisa, vedo che si spinge molto, cioè si cerca di far capire l'importanza della terza missione, che spesso non tutti, insomma, ognuno poi ha le proprie sensibilità. Io personalmente sono, per quello l'ho detto da subito all'inizio, a favore, cioè credo veramente che sia un atto dovuto perché si studia anche, io insegno, posso insegnare una lingua iranica che non si parla più, ma in un paese, tanto per parlare di persone e di civiltà in cui insomma, gli iraniani e i persiani hanno questo legame fortissimo di identità culturale. Allora, trovo che sia per uno studente, per la propria formazione e non solo per l'università in sé, ma poi per la società, perché non siamo un'isola, ma viviamo connessi agli altri, siamo anche fuori l'università o dovremmo esserlo. Credo la terza missione sia, me la ritengo fondamentale. Ovvio che bisogna fare didattica, bisogna fare ricerca, però da parte mia sono tra quelli che pensano che bisognerebbe investire un po' di più di tempo, di energie ovviamente, e quella volta di soldi, quello è il grande problema, però si fa quello che si può. Ripeto, parlando dell'Università di Pisa, ci sono realtà, voi l'avete dimostrato, altri insegnamenti lo hanno dimostrato, si può fare, si può partire, si può cominciare e poi si cresce. A un livello, diciamo, generale, non a caso ho citato all'inizio questo binomio tutto italiano, cioè con una propria specificità che va utilizzata, ma nel senso buono del termine, tra ambito accademico e ambito culturale in senso vasto, con iranisti che poi sono stati anche diventati addetti culturali e che si sono fatti promotrici e promotori in prima persona, no, di questi scambi.
Vale la pena? Assolutamente sì. Insomma, io vi ricordo che solo un paio di anni fa l'Italia, a proposito di libri, è stata paese ospite della fiera internazionale della Book Fair di Teheran, che è una cosa immensa. Io l'ho vissuta soltanto una volta e sono stata proprio fisicamente anche lì, tanto per parlare di Teheran, è qualcosa che ti coinvolge, disorienta quasi per la quantità e qualità delle cose che si trovano. E quello avviene non a caso, quello avviene perché ci sono persone che lavorano, in quel caso da iranista, da diplomatici, da come dire, intellettuali, amanti della cultura iraniana e italiana, perché questo poi significa che ci sono anche iraniani che leggono autori italiani, che va fatto, e che la terza missione può assolutamente, cioè se si fosse detto no, io mi occupo soltanto di medio persiano o di sogdiano e non vado oltre, magari appunto a quei numeri lì, a quelle case editrici come Ponte 33, come prima ha citato Brioschi, non ci saremmo arrivati, o non sarebbe il successo che ha avuto la manifestazione dell'Italia come paese ospite alla Teheran Book Fair. Se non ci fosse stata questa veduta, che poi si voglia chiamare terza missione o altro, sarebbe stato forse un'altra storia, e lo dimostrano infatti anche i rapporti poi con altri paesi, dove, ripeto, le cose non in tutti, ma spesso vanno, non vanno così di pari passo. C'è ancora, almeno da quella che è la mia esperienza, non un muro, però più una differenziazione tra chi si occupa, tra l'accademico o accademico e invece appunto l'artista, il traduttore, le case editrici, eccetera, eccetera. Noi qui, io mi direi, ci inseriamo in una tradizione, in qualcosa in cui altri, tra cui Felicetta Ferraro, tra cui Ponte 33, sono stati apripista, direi di continuare, ma non sono la sola, soprattutto quando si parla di un paese come l'Iran. Io, anche perché guardo spesso al mondo iranico, quello orientale, centroasiatico, direi di, appunto, spererei di aggiungere, di andare di Iran e di parlare anche una volta di Uzbekistan, cioè di ampliare la cosa, ma sicuramente è un, nel mio parere, è favorevole, è una cosa dove bisogna investire tempo, energie. Credo che almeno una parte di noi sia d'accordo, soprattutto con paesi come, appunto, che sono tanto e purtroppo spesso di oggetto di troppi stereotipi. Con questo nulla togliere a tutta una serie di problematiche e problematicità che appunto nessuno nega, però far dire che l'Iran è qualcosa di più, forse qualcosa anche lì buona e giusta, ecco. E quindi sì, assolutamente terza missione per l'università. Grazie. Una curiosità che volevo comunicare, non c'entra niente con l'Iran, però uno degli ultimi contenuti che è stato più commentato e condiviso sul nostro profilo Instagram è stato il consiglio letterario, che partiva da un discorso che faceva un'altra specialista di Paesi Mena sui viaggi di Marco Polo. Ecco, noi per rispondere abbiamo citato l'edizione del professor Borbone della storia di Maria Ballaha e Rabban Sauma, e siamo state piacevolmente stupite nello scoprire che anche quel tipo di consiglio librario, ma diciamo forse un pochino più specialistico, è stato apprezzato, perché la gente non conosceva l'esistenza di viaggiatori che dalla Cina arrivavano all'Europa attraverso le vie della seta, fermandosi proprio in Iran. Quindi diciamo, a volte in maniera del tutto inaspettata, uno può proporre qualcosa che pensa che non interessi nessuno, in realtà poi si rivela la cosa forse più interessante. Questo c'è un po' destabilizzato. Abbiamo pensato che allora, anche a proposito di Asia Centrale, si possono proporre questi contenuti qui. La professoressa si occupa un'area, un'oasi cinese, quindi anche lì c'è tutta una storia interessantissima che poi attraverso le vie della seta si può stare qui a parlare ore. Tra l'altro sono 2:20 che siamo in live, quindi perché noi stiamo riproducendo un incontro fisico, no? Quindi
Sì, beh. Poi i nostri incontri in libreria si concludono sempre così, si parte per la tangente ed è finita, poi si finisce a fare l'aperitivo da qualche parte e si continua a parlare. Comunque capisco, se volete tutti andare via siete stanchi. Lo faremo, lo faremo prima o poi, torneremo a parlare di Iran in una libreria con annesso aperitivo. Io direi grazie a tutti, davvero è stato molto piacevole e sicuramente ci sarà un maggio persiano o comunque un mese persiano 2.0, magari anche prima del prossimo maggio, ecco, o del prossimo capodanno persiano, che per me è rimasta qui. Festeggeremo anche il prossimo Nowruz, inshallah. Grazie a tutti voi. A presto allora. A presto. Grazie a tutti per averci seguito e ci vediamo al prossimo appuntamento. Bene. Ciao. Ciao.